polisportive. Si è svolta domenica pomeriggio ad Acate l'inaugurazione del centro polisportivo polivalente Pietro Bellomo. Alla presenza del sindaco Caruso, dell'assessore allo sport Gettina Zara, della famiglia Bellomo, delle autorità militari e dei numerosi cittadini accorsi per l'evento, il centro è stato aperto alla pubblica fruizione. È un centro polivalente che si presta benissimo per qualsiasi tipo di attività, dal lancio del martello alla corsa, al calcio, al tennis direi pure. Quindi speriamo che i ragazzi lo sfruttino al meglio questo campetto. Poi ho l'onore di dedicarlo a un amico, quale è stato Pietro Bellomo, che ha dedicato tutta la sua vita allo sport, al turismo e allo spettacolo. È stato il sindaco Giovanni Caruso a ripercorrere le tappe che hanno consentito l'apertura della struttura sportiva che si va ad aggiungere alla nuova Villa Margherita e a Piazza Libertà. Questo è il secondo sogno che si avvera da Acate. La prima è stata quella dell'apertura della restituzione alla comunità acatese della piazza e della Villa Margherita, adesso quella di questo centro polivalente. È stato per tanto tempo abbandonato quasi a se stesso e quindi noi abbiamo cercato e trovato un finanziamento, e lo spiegherò dopo, a costo zero. Il comune non ha messo nemmeno una lira per la ristrutturazione di questo centro e noi riteniamo che possa rappresentare una offerta validissima a tutti i giovani che vogliono fare sport in tutti i sensi, perché essendo un centro polivalente evidentemente può utilizzare la corsetta, può utilizzare il calcetto, cioè non solo i giochi tradizionali ma anche quelli che non sono diciamo praticati forse per la mancanza di strutture. Una struttura che consentirà finalmente ai giovani di praticare ogni tipo di sport nella più assoluta sicurezza e che non graverà sulle casse comunali, poiché è dato in gestione dopo una gara d'appalto al Circolo Tennis. Il sindaco inoltre ha voluto ricordare con parole di elogio Pietro Bellomo, a cui è stato intitolato il centro, un uomo che ha dato tutto per Acate. Momento di commozione anche per la famiglia Bellomo e soprattutto per la signora Bellomo, che oltre ai dovuti e sentiti ringraziamenti ha avuto anche l'onore del taglio del nastro. Anche per noi è un gran piacere venire qua, infatti stanno partecipando pure i miei cognati che vengono da lontano e siamo molto contenti per l'onore che tutta la cittadinanza di Acate e il sindaco in prima persona fa per lui. La cerimonia si è conclusa con un'esibizione dei bambini dell'Acate Calcio e con un triangolare di calcio multietnico che ha visto in campo Italia, Marocco e Tunisia, conclusosi con la vittoria degli italiani che hanno donato la Coppa della Vittoria alla famiglia Bellomo.